di dare un titolo al festival, e l'edizione del festival di quell'anno. Aspetta, adesso svegliati, ecco, ce la puoi fare. Aspetta, lo impiccio, lo scompizzico. Marino, stai vedendo? Si chiama Capitani Coraggiosi e avevamo. Apparentemente avevo conosciuto in Inghilterra questa artista strepitosa che si chiama Sue Austin, che praticamente era un'artista visiva, ha avuto un incidente, quindi è rimasta in carrozzella, e lei di questo ha cominciato a fare proprio un elemento della sua creazione artistica. Quindi, per esempio, l'ho vista in alcune performance. Quella che ho visto io era davanti a un museo d'arte contemporanea in cui lei tracciava dei segni che chiamava identitari sul, come si chiama, il brecciolino, insomma, la ghiaia davanti al museo. E quindi sostanzialmente dopo il suo passaggio si definiva questa sorta di ragnatela o di labirinto, comunque di percorso, che era appunto il suo passaggio, no? Il suo segno. E questa invece è un'altra performance che lei ha fatto sul Mar Rosso, creando appunto questa speciale carrozzella che galleggia sott'acqua. Vedi questa cosa qua? Sì, e quindi io ho detto: guarda, me la devi dare, la devo assolutamente usare per la prossima edizione del festival. E quindi lei è anche venuta l'anno scorso e abbiamo fatto, insomma, e abbiamo scelto di chiamarlo Capitani Coraggiosi, insomma, in onore suo, un po' come musa insomma, Come si diceva, fare di punto di debolezza, invece in realtà è un punto di forza. E infatti, trasformare esatto, quella infatti, debolezza lei era esattamente questa cosa qua. E Marino mi chiede, Marino, vero? Mi chiedeva quando è il festival. Il festival è a luglio, quest'anno dal 18 al 25 luglio. Il bando dei visionari scade ogni anno a metà gennaio. E questo che vi faccio vedere era un po' il Deplian dello scorso anno, giusto così per darvi un'idea, insomma, più o meno ecco l'articolazione poi delle varie giornate è abbastanza ricca, insomma, ci sono tanti spettacoli, insomma, vedete l'elenco degli appuntamenti è abbastanza denso, ora qui non si legge nulla. Ah, però vi ho portato in realtà qualche Deplian, così ve lo lascio, non che ve ne facciate nulla perché ormai sono cose passate, però così uno giusto per avere un'idea. Questa era dell'edizione di quest'anno. Questo poi dopo un'altra cosa, dopo vi racconto di che si tratta. Ok. Però questi qua ce ne ho pochi. Vabbè, te lo do, poi vediamo un po' come lo facciamo. No, perché non ce l'ho per tutti, questo voglio dire. Questi l'ho finiti. Ecco. Lei è rimasta senza. Ok. Ecco, quella cosa che non ho specificato bene, però adesso lo specifico meglio. Questo è di adesso, dopo vi racconto meglio di che cosa si tratta. E quella cosa che non ho spiegato bene sul festival è che ovviamente il festival è composto in parte da questi spettacoli dei visionari. L'altra parte degli spettacoli sono invece la parte di festival che scelgo io. E lì di che cosa si tratta? Si tratta in molti casi di produzioni, cioè di spettacoli che magari, dei quali mi viene presentato il concept, dei quali magari seguo le prove, insomma, diciamo, progetti sui quali come festival facciamo anche un investimento economico perché quegli artisti possano arrivare a sviluppare il loro progetto, oppure in altri casi sono lavori che ho visto che mi sono piaciuti. Questa, per esempio, è una compagnia pugliese, Gianfranco Berardi, mi ricordo, mi sembra che sia della provincia di Taranto, Gianfranco. Quindi questa prima parte del festival in realtà è una parte del festival che scelgo io. Poi qui c'è questo progetto a cui anche teniamo molto, che si chiama Sei Pezzi Facili, che è un progetto sulla musica, nel senso noi abbiamo deciso di mettere dentro il festival anche dei momenti musicali, no? Però io non ero molto convinto del senso di questa cosa fatta così, cioè perché sembravano, insomma, non avevano una specifica orientamento. E allora lì abbiamo trovato insieme a Michele Cornioli, che è il direttore musicale del festival, un'idea che a me, insomma, nel tempo è cresciuta e mi piace molto oggi. E cioè questo, lui
ha praticamente ogni anno chiede agli artisti che invita di costruire una personale autobiografia in musica attraverso sei pezzi, che non sono loro, non sei pezzi loro, ma sei pezzi di altri artisti, quindi sono cover evidentemente, però cover che loro scelgono e a ciascuna delle quali combinano un racconto che riguarda il loro il percorso autobiografico. Tutto questo fa sì che questo concerto non è il consueto concerto di Cesare Basile, adesso abbiamo Cesare Basile, ma diventa, come dire, una cosa, un evento speciale fatto per questa occasione. E adesso, insomma, il progetto che stiamo cercando di fare è anche di registrarli e di inciderli e di farli diventare appunto anche un prodotto editoriale, insomma, in questo senso. E, insomma, anche qui credo, no, un po' il ragionamento è lo stesso, provare a rendere l'evento festival un meccanismo, come dire, unico, no? Che anche ti stimoli a venire a vedere quella cosa lì, perché quella cosa lì io la posso vedere in quel luogo e non in un altro luogo. Dopodiché vi voglio far vedere qua. Questa è un'altra compagnia pugliese che abbiamo ospitato, si chiama Fibre Parallele. Sì. E questi sono i tuoi amici di Teatro Magro. Esatto. Ecco, dopodiché vi voglio raccontare questo progetto qua, perché vi voglio far vedere anche un video su questo. Allora, questo, diciamo, da un po' di anni il festival fa anche un'azione legata all'arte visiva. E questo progetto del 2013 si chiamava La Neve di Luglio e nasceva da questa cosa. Sansepolcro c'ha la piazza principale che si chiama Piazza Torre di Berta e questa piazza è stata, aveva al centro una torre medievale che durante la Seconda Guerra Mondiale Sansepolcro stava sulla linea gotica, quindi il punto di frizione fra esercito tedesco e fascista a nord e quello alleato che veniva da sud, no? E quindi è stata minata la torre nel momento in cui i tedeschi si ritiravano, hanno minato la torre ed è stata fatta saltare in aria, ok? E quindi, cioè, è buffo perché c'è questa piazza che si chiama Torre di Berta, ma non c'è più la torre. La torre è rimasta come un vuoto all'interno di questa piazza. E allora, abbiamo sviluppato un'azione di arte visiva che ha fatto sì che praticamente alle 5:20 della mattina, che è l'orario in cui la torre è caduta, abbiamo iniziato con tutti i cittadini che sono voluti venire a disegnare l'ombra della torre a mezzogiorno. Le 5:20 è l'ora in cui è stata fatta saltare, quindi per tutta quella mattina sono venuti tantissimi cittadini di Sansepolcro a disegnare con delle matite, carboncini, l'ombra della torre. E entro mezzogiorno siamo arrivati a finirla. Ed è stata un'azione identitaria molto forte per la città. Poi è rimasta lì tutta l'estate, perché l'estate piove un po' meno, quindi è rimasta. Infatti c'è anche un progetto di renderla stabile, questa cosa, che sarebbe un bel risultato anche dal punto di vista, no? Come dire, anche dell'arte, dello spettacolo dal vivo, che è sempre effimero. E invece in questo caso chissà se riusciremo mai a renderlo stabile. Invece la performance che abbiamo fatto nel 2013 si basava sempre su quell'episodio, ma su un altro racconto, cioè nel senso abbiamo trovato un racconto di una signora che diceva per tutta la mattina sembrava che ci fosse la neve a luglio, perché è a luglio che è saltata la torre, no? E sembrava che ci fosse la neve a luglio, perché c'era questa polvere nell'aria che è rimasta dappertutto. E allora questa artista visiva, fra l'altro pugliese anche lei, ora mo sembra che noi chiamiamo solo pugliese, però è vero, che si chiama Maria Teresa Zingarello, no, è forse quello. No, però ora mo perché siamo qui in Puglia, dico cose pugliesi, poi magari cioè, ci sono anche altra gente che viene da altri luoghi, però in questo caso lei è pugliese, è vero. E quindi lei praticamente ha studiato la storia della torre e scoperto che la torre aveva 89 gradini. Allora, invece che lei voleva ricostruire inizialmente questa torre, poi ha deciso di costruire questi 89 gradini, ma di farlo in maniera orizzontale, cioè di non costruire un elemento verticale, ma di costruire un elemento orizzontale rispetto a questi 89 gradini. Adesso vi faccio vedere questa performance che è stata fatta il giorno di chiusura del festival. Lei durante tutto il festival, durante tutti i giorni, alle 6:30 chiedeva alle persone di Sansepolcro di venire a costruire un gradino. Okay? E quindi ci sono stati proprio dei gruppi, cioè l'università della terza età, un gruppo di bambini, insomma ogni giorno c'era tipo 10 persone, ciao, che costruivano il gradino.
E l'ultimo giorno i gradini sono stati messi in piazza e abbiamo fatto questa azione che, se vuoi spegniamo la luce o la lascio accesa? Sì, ma dura un minuto il video. Questi sono gli 89 gradini. Per Kilowatt 2013 non si è pensato di proporre una mostra, ma di pensare a un progetto più articolato che coinvolgesse la città di San Sepolcro, le persone che l'abitano e anche i partecipanti, gli spettatori del festival. E per questo è stata invitata l'artista Maria Teresa Zingarello, una giovane artista italiana, il cui lavoro si concentra sugli spazi pubblici, all'interno dei quali vengono coinvolti, vengono chiamati a partecipare delle persone, le quali sono coinvolte in gesti, in azioni che sono in qualche modo rivelatori di dinamiche relazionali e di comportamenti. E il progetto di quest'anno di Maria Teresa si intitola La neve di luglio e affonda le proprie radici all'interno della storia di San Sepolcro, al tempo stesso cercando anche di attualizzare quello che è il rapporto con uno dei luoghi chiave della città, la piazza, Piazza Torre di Berta. Per la performance finale c'è stata anche una fase preparatoria del progetto in cui c'è stato un laboratorio svolto con la partecipazione spontanea degli spettatori e della gente di San Sepolcro, in cui sono stati costruiti gli 83 moduli che saranno utilizzati poi nella performance. Invece il progetto che abbiamo sviluppato quest'anno, lascia pure spenta la luce, tanto faccio subito, il progetto invece che abbiamo sviluppato, a meno che per lo streaming dobbiamo accenderla, vabbè. Sì, completamente. Accendiamola via che non ci fosse. E invece il progetto sempre sull'arte visiva che abbiamo fatto quest'anno ha sviluppato un modello nuovo, nel senso che abbiamo chiesto agli artisti di sviluppare un progetto che fosse site specific e anche community specific, cioè che fosse legato al luogo ma che nello stesso tempo fosse anche di coinvolgimento della città, come questo di Maria Teresa sostanzialmente, però l'abbiamo fatta attraverso un bando. Quest'anno, quindi, mentre Maria Teresa l'abbiamo scelta, in questo caso abbiamo fatto un bando, sono arrivate una quarantina di proposte, comunque un risultato molto interessante perché sono comunque 40 artisti che hanno studiato la storia, la geografia fisica, sociale della città, hanno mandato un progetto e abbiamo creato un altro gruppo di visionari, visionari di Kilowatt in questo caso, che non era, però non dovevano essere i nostri di prima, altri, che hanno studiato questi progetti e ne hanno scelto uno che abbiamo realizzato durante questa l'ultima edizione del festival, ed era un progetto su il tema era il sacro. Adesso i due artisti lo raccontano, però è stato molto bello cercare di applicare anche questo modello dei visionari su questa cosa invece dell'arte visiva. È la mia storia di quando 14enne andavo in bicicletta per questi colli e in cima a Montevicchi mi sono trovato con un rapace che volava parallelo sopra di me. Questo è un ragazzo che fa l'operaio. Io da 14enne ingenuo ho pensato che fosse un'aquila che serviva il mio cammino e stavamo viaggiando insieme. Da quel giorno le aquile sono diventati i miei animali preferiti. Per l'edizione 2014 di Kilowatt, la sezione di arti visive di Kilowatt Festival, si è deciso di selezionare gli artisti tramite un bando di concorso rivolto ad artisti under 35. Grazie al contributo della Regione Toscana all'interno del programma Toscana Contemporanea 2013 e grazie anche al supporto del Comune di San Sepolcro. La selezione è avvenuta in una maniera abbastanza inedita, in una modalità particolare. Infatti la commissione che ha selezionato il progetto era formata da una parte da alcune figure che potremmo definire addetti ai lavori, quindi Ilaria Gianni, direttore artistico di Nomas Foundation, una fondazione di Roma, Ilaria Marguti, che è un'artista e fa anche parte dell'istituzione Biblioteca Museo di San Sepolcro, e da Luca Ricci, che è il direttore del festival. Dall'altra invece c'era un gruppo di 22 persone residenti nel territorio di San Sepolcro, non addette ai lavori, e l'idea era nata da uno spunto anche abbastanza elementare, cioè l'idea per cui
il cliché, per cui l'arte contemporanea è un qualche cosa di lontano e di distante dalle persone. Quindi abbiamo scelto di coinvolgere direttamente i cittadini e gli abitanti del territorio nella selezione del progetto poi da sviluppare all'interno di Kilowatt. Il rapporto che abbiamo avuto con i partecipanti a questo workshop, piccolo workshop, è stato diretto con i cittadini che hanno selezionato il nostro progetto. Il nostro lavoro, diciamo, è partito da questa interazione per poi essere sviluppato sempre di più all'interno del laboratorio e all'interno delle nostre chiavi di lettura. Tutto ciò ci ha molto resi, diciamo, partecipi e ci è piaciuto questo grosso coinvolgimento con i non addetti ai lavori e abbiamo avuto un bellissimo riscontro anche soprattutto anche per la qualità delle storie, dei miti che loro ci hanno donato. La nostra riflessione è legata, diciamo, al concetto di mito contemporaneo, ovvero una rilettura, comunque provare a fare una piccola, diciamo, indagine, se si può chiamar così, con gli abitanti di Sansepolcro su cosa vuol dire per loro il mito. Il progetto ovviamente ha avuto un'evoluzione in corso d'opera, però diciamo il nodo fondamentale del progetto era quello di creare più o meno 10 opere pubbliche a giro per il borgo di Sansepolcro, e in ognuna doveva contenere e contiene effettivamente una rielaborazione delle storie che gli abitanti di Sansepolcro ci hanno donato. Lo spiegano malissimo, adesso ve lo rispiego io. Ecco, questo infatti non l'avevo rivisto, era meglio se non ve lo facevo vedere. Comunque sia, la sostanza è questa. Questi due artisti che sono, indovinate di dove? Pugliese. No, infatti. Uno è friulano e uno è toscano. L'ho detto apposta, infatti. Così, perché ormai era partita questa cosa che erano tutti pugliesi. Quindi. Allora, praticamente loro hanno fatto questo lavoro qua. Allora, loro hanno vinto questa residenza. Gli è stato dato un contributo economico, non mi ricordo, mi pare 5.000 euro, non ricordo esattamente. Sono stati 20 giorni a Sansepolcro, hanno intervistato alcuni cittadini di Sansepolcro, una parte di persone che erano nel gruppo che li ha scelti, ma anche altra gente, perché l'idea poi è sempre quella dei cerchi concentrici, no? Che si possono coinvolgere sempre altre persone, e praticamente hanno chiesto a ciascuno di loro cos'era per loro sacro oggi, o comunque mitologico. L'idea del progetto che loro ci avevano presentato era rifunzionalizzare le edicole sacre che sono in giro per tutte le molte città italiane, no? Sansepolcro, come tante altre, è piena di queste edicole sacre, ormai completamente fuori dalla vita quotidiana delle persone, che c'è la gente che si ferma a pregare davanti, no? E quindi loro hanno costruito queste 10 edicole che ciascuna portava la visione sacra, o il mito, se vuoi, di un cittadino di Sansepolcro. E nel giorno in cui le abbiamo inaugurate, praticamente abbiamo fatto questa sorta di processione laica, che era un primo giorno del festival di quest'anno, girando per tutte queste edicole, e il cittadino che aveva portato la sua storia ha raccontato qual era la storia, come fa quel ragazzo all'inizio, quello dell'Aquila. E poi c'era una lettera che nel momento in cui questo performer la toglieva dal coso, l'edicola si illuminava, e per tutta la lettera veniva donata alla persona che aveva raccontato la storia, quindi rimaneva come simbolo a lui della cosa, e togliendo questa lettera l'edicola si illuminava, e durante tutti i 9 giorni del festival, quando tu passavi davanti a una di queste edicole che erano disseminate per tutta la città, appena passavi davanti si illuminava l'edicola, perché erano, cioè, un sensore che praticamente le faceva illuminare. Ecco, l'hanno spiegato malissimo loro, non si capisce niente come lo spiegano loro. Ecco, però insomma il progetto era questo. No, perché è più bello di come lo spiegano loro. Che aveva in mano. Era la lettera, perché... Esatto, che era quella che il performer ha tolto, e nel momento in cui l'ha tolta viene donata al cittadino, e lui raccontava la storia, ma in un minuto, che era dietro questa sua cosa. Però c'è, come dire, c'è sempre questa idea di cui parlavamo, di percorso partecipato dentro la cosa.
Dopodiché, una cosa che, a cui tengo molto all'interno del festival è questo premio Kilowatt TT Villus che qui abbiamo aperto, dove praticamente tutte le compagnie che mandano il materiale ai visionari per essere selezionati per il festival, nella scheda in cui mandano il materiale possono indicare il nome di un curatore di un festival, di un direttore artistico, organizzativo e via dicendo, che a loro avviso ha fatto un lavoro particolarmente valido, insomma, nella programmazione che ha scelto, nella modalità di gestione del proprio festival, nella correttezza rispetto alla relazione con gli artisti. E, insomma, e ogni anno quindi diamo questo premio Kilowatt TT Villus, si chiama Kilowatt UV Libri, all'epoca che era vivo Franco Quadri, che era un critico teatrale che aveva fondato questa casa editrice che si chiamava UV Libri, che ora è stata chiusa. Poi dopo è diventato premio Kilowatt TT Villus, che è un'altra casa editrice che fa editoria teatrale, e quindi il vincitore, oltre che lo ospitiamo al festival, gli dedichiamo un incontro dei vari incontri pomeridiani che ci sono al festival, ma anche gli diamo 30 libri, e vince 30 libri di argomento teatrale. Però per noi è importante questa cosa perché ha un valore, come dire, che anche siano gli artisti a scegliere un curatore e a individuare, insomma, un lavoro ben fatto da parte di un curatore, perché alla fine qual è il mio compito, al di là da regista, ma adesso parlo da direttore di un festival, è soprattutto essere al servizio, no? di un sistema teatrale, dei miei spettatori evidentemente, ma anche degli artisti con cui mi interfaccio, anche quelli che non invito, perché in un certo senso per me mandare agli artisti la loro scheda di visione fatta dai visionari è comunque un modo di stare in relazione con qualcuno. Si arrabbia pure, come ho detto prima, però insomma, va bene, ognuno poi prende le cose come vuole. Però ecco, quindi diciamo ogni anno c'è anche l'assegnazione nel corso del festival di questo premio Kilowatt TT Villus a un giovane curatore che lavora insomma in Italia, ecco, diciamo così, in senso più ampio. Allora adesso vi voglio invece questo qui dell'archivio ve l'ho fatto vedere, insomma non stiamo a farla lunga, no? Chiudo un po' di file così. Questo lo dovevo chiudere. Maremma ora, vabbè. Pugliese anche questo. È pugliese anche questo. È Marianna Gane, si dice. No, questo no. Proprio. No, neanche. No. Allora, ecco, forse ce l'abbiamo fatta. Dunque. Scusate, abbiate pazienza, ma finora sono stato bravissimo, era tutto organizzato, ora questo l'ho chiuso per sbaglio. Vi faccio vedere anche questo, vabbè, che ve l'ho dato comunque, che era lo slogan dell'edizione di quest'anno, che era appunto questo per sentirsi meglio. E questa foto è una foto, questa non l'abbiamo fatta, l'abbiamo trovata e l'abbiamo comprata, insomma, l'autorizzazione a usarla. Però insomma ovviamente insisteva su questo doppio senso della parola sentirsi, no? Alla fine sentirsi è una parola straordinaria perché è una parola multisensoriale, si dice sentire un piatto, ovviamente sentire con l'udito, ma anche sentire con il tatto, senti come morbido, no? E quindi in questo senso ci piaceva sottolineare l'idea di multisensorialità che sta nella parola sentirsi, ma era anche un messaggio, come dire, sul tempo, no? Io credo sempre che nei titoli che facciamo nelle varie edizioni del festival si debba sempre anche dare un messaggio, se volete, anche politico, e no, anche, direi proprio, lo chiamerei proprio politico, senza altri termini. Insomma, in qualche modo, come ci siamo già detti più volte, come penso abbiate capito, non credo che l'arte, il teatro, siano staccati dalla società, anzi sono profondamente convinto che sono la società. Questo è il mio slogan preferito, però, ecco, di tutti quelli che abbiamo fatto in questi anni. Questo mi piace moltissimo. Sì. E quindi quello di quest'anno, appunto, era questo per sentirsi meglio, anche nella visione di, come dire, di avere una visione più ottimistica del nostro tempo, che forse ci aiuta anche a uscire da alcune difficoltà, insomma. Ecco, questi sono, per esempio, vedete poi nel Deplan ci sono i visionari dell'anno scorso, i cittadini invece di Kilowatt, insomma, via dicendo. E l'altra cosa che facciamo ogni anno è aprire il festival con questa giornata che si chiama Apriti Kilowatt,
che è una giornata, questa qui tutta ingresso libero, tutta per le strade della città, senza biglietti, senza... dove però non facciamo arte di strada, ma facciamo gli stessi spettacoli che facciamo al festival, poi posso fare essere anche arte di strada, non è che c'è niente in contrario, però diciamo non è un diverso linguaggio rispetto al festival, è il festival che entra per strada, che è un modo, insomma, credo importante di anche... appunto, anche da avvicinare le persone al festival. Questo, per esempio, è una delle cose che a me delle lezioni scorse è piaciuta più di tutti. Questo è un compositore, guarda, segnatevi il suo nome perché secondo me è un artista significativo di cui sentiremo parlare, giovanissimo, cioè 20 anni, no, 21 non ce l'ha ancora, 20 anni, ed è praticamente un compositore di musica contemporanea. Abbiamo praticamente messo un grande pianoforte a coda nel centro della piazza di cui parlavamo prima, questa piazza Torre Liberta, e abbiamo fatto l'apertura del festival con questo giovanissimo musicista che poi è troppo bello perché suona musica classica composta da lui, che è un misto fra, insomma, mi sembra Beethoven e i Sex Pistols, proprio lì. Poi con questi capelli sparati per aria tutti dritti, insomma è veramente troppo divertente lui, come, anche come aspetto, e insomma... okay. Dopodiché, ecco, un altro passaggio importante che io credo sia un valore del lavoro del festival, è anche il lavoro di rete. Nel senso, il festival fa parte di una serie di reti, una delle quali è questa Inbox. Questa Inbox è una rete di una quarantina di teatri e festival italiani che praticamente anche qui lancia un bando ogni anno e insieme i direttori artistici di questi teatri e festival individuano uno spettacolo che fa 40 date. Cioè fa tutti una data in ciascuno dei posti che partecipano al bando. Ed è un modo, secondo noi, importante anche di favorire la circuitazione, no? Sono 40 date poi pagate tutte quante, non tantissimo, però mi pare un 1.500 euro, non mi ricordo adesso. Però insomma, comunque 40 date, non è male, no? E questa è una, per esempio, invece un'altra rete di cui facciamo parte, questo NDN, che invece è una rete da cui è stato prodotto questo spettacolo qua. Invece è una rete sulla drammaturgia contemporanea, nel senso che vengono scelti 5 drammaturghi che mandano il loro materiale, cioè tanti lo mandano, 5 vengono scelti e fanno un workshop con un drammaturgo per 5 giorni, lavorano con questo drammaturgo sul loro testo e poi noi come direttori artistici, sono soltanto 5 teatri che ne fanno parte, scegliamo quello che ci sembra più importante e lo facciamo una mise en espace a cura di una compagnia professionale che quindi adotta il testo e fa questa mise en espace. Mise en espace sarebbe non una vera produzione, però diciamo una produzione in cui il testo viene un po' letto, un po' recitato, insomma una via di mezzo fra un po' più di una lettura, un po' meno di uno spettacolo vero e proprio, perché comunque produrre uno spettacolo è più costa anche molto di più, no? Però una mise en espace è comunque un modo in cui quel testo arriva sulla scena, gli spettatori lo possono vedere, poi se diventa una produzione tanto meglio. E questa si chiama NDN, se lo volete cercare, il primo si chiamava Inbox, quello dei 40 teatri, questo si chiama NDN. E poi siamo parte di quest'altra rete che si chiama Anticorpi, che invece è una rete sulla danza contemporanea. È una rete che è costituita su 12 regioni italiane. In ciascuna di queste regioni ci sono i responsabili della rete Anticorpi ed è un lavoro molto sullo scouting di giovani artisti emergenti. Ogni regione seleziona un coreografo, viene poi fatta la vetrina nazionale che si chiama Anticorpi XL, perché l'altra si chiama Anticorpi Toscana, Anticorpi Puglia, Anticorpi Emilia Romagna e via dicendo, e poi Anticorpi XL sono quelli selezionati da tutte quante le regioni. E anche questi lavori poi circuitano, però a scelta di ogni direttore artistico nei vari festival, però anche questo è un passaggio importante, insomma comunque diciamo questo lavoro di rete è un lavoro a cui noi teniamo molto, perché comunque come è importante dentro la città che il festival sia un organismo che respira insieme alla città di cui fa parte, è anche importante che il festival lavori anche insieme al sistema teatrale nazionale dentro cui si inserisce, no? Quindi sono ovviamente tutte le reti un investimento significativo di tempo, di energia, anche di umiltà, perché chiaramente poi non fai come ti pare, devi chiaramente portare la tua opinione a confronto con quella di altri colleghi, però è anche un valore, no? Questa cosa qua, e quindi insomma, ecco.
per noi è un... Ecco, questo era lo spettacolo della rete di Inbox, di cui parlavamo prima, e quest'altro, insomma, ecco. Perfetto. E dopo invece questi qua sono gli spettacoli di visionare. Comunque c'è scritto qui sopra, selezione visionari oppure coproduzione del festival, ospitalità, insomma, nelle varie formule con cui il festival ospita questi soggetti. E, ok, dopodiché vi voglio parlare ancora di due progetti che credo possano essere interessanti e poi veniamo all'ultima parte che è una cosa un po' più densa di cui, e soprattutto è una novità di questi ultimi mesi. Ma, allora, uno è questo centro della visione. Sostanzialmente è venuta dai visionari l'esigenza di dire ma sarebbe bello fare dei momenti di approfondimento in cui proviamo a, come dire, non ci vediamo soltanto per vedere delle cose, ma proviamo a discutere, approfondire il nostro essere spettatori. Che senso ha? Perché siamo spettatori? Che cosa, ci si può la domanda è, ci si può allenare a essere degli spettatori migliori? Da cui parte questo centro della visione. E allora da qui abbiamo cominciato a costruire un progetto che appunto prova a fare questo, una sorta di accademia dello spettatore. A me la parola accademia non mi piace tanto, però prendiamola nel senso greco del termine, insomma, luogo dove si incontrano le intelligenze. E quindi come lo strutturiamo questo centro della visione? Sono dei moduli formativi, fra l'altro hanno anche un piccolo costo, 30 euro, però insomma niente di che, però insomma comunque per me è importante che chi viene scelga di venirci pagando una piccola cifra in questo caso qua, mentre evidentemente tutte le cose dei visionari non avrebbe senso. E durano un weekend e le persone praticamente interagiscono con un artista, nel senso che noi presentiamo il venerdì sera lo spettacolo dell'artista, di solito comincia il venerdì pomeriggio, si incontra prima l'artista che insomma interagisce con le persone che partecipano a questa cosa, vediamo lo spettacolo, il giorno seguente lavoriamo con l'artista sul appunto le percezioni che queste iscritte al centro della visione hanno avuto del suo spettacolo, la visione dello spettatore che quell'artista aveva nel momento in cui ha costruito questo lavoro. Insomma, l'idea è questa: noi viviamo in un mondo che è pieno di visioni. Siamo bombardati da immagini di ogni tipo. Questo però ci fa perdere molto spesso anche, come dire, la capacità di andare oltre la superficie dell'immagine, no? Pensate, non lo so, 150 anni fa, a Gioia del Colle, quale poteva essere la visione di una persona che poteva avere qua? Tendenzialmente la visione più alta che probabilmente una persona poteva avere erano forse le immagini sacre, no? Delle chiese, quella era l'arte con cui tu entravi in contatto, e attraverso quella visione lì che in qualche modo si forma una comunità, un senso d'appartenenza, un senso di religiosità, un senso di spiritualità. Oggi evidentemente questa idea sacrale della visione è completamente perduta, però nello stesso tempo noi crediamo che l'arte sia ancora un lasciapassare possibile per un approfondimento della visione. Quindi per noi l'idea che intorno al lavoro degli artisti si possa interrogarci su come guardiamo, sul senso del guardare, insomma affinare questa tecnica per essere spettatori migliori. Insomma, qui capite bene che è un tentativo di andare un po' oltre quello che facciamo con i visionari, no? Lì c'è proprio una fiducia nell'esperienza o che in sé stessa ci insegna una cosa, una fiducia se volete anche nell'ignoranza, l'ho chiamata prima. Qua è un tentativo per chi vuole, come dire, di provare a darci anche degli strumenti scientifici per approfondire questo strumento della visione. L'abbiamo affidato a Pier Giorgio Giacchè, che è un antropologo, un antropologo teatrale, e quindi lui è il direttore scientifico di questo progetto, e il prossimo appuntamento, fra l'altro, lo facciamo a marzo con Marco Martinelli, che è il direttore dell'Arena Teatro, che voi avete incontrato ieri, Randall, insomma, quindi ecco, il prossimo centro della visione lo facciamo con Marco, e l'abbiamo fatto, l'ultimo l'abbiamo fatto il mese scorso con Laura Curino, quindi insomma lo facciamo ogni volta con un artista diverso, e dopodiché cerchiamo di chiudere la giornata, il weekend, con la visita di un luogo
del territorio che è legato ai temi di cui abbiamo parlato in quei giorni, per cui non so, siamo stati una volta al Museo Burri, un'altra volta siamo stati all'Archivio dei Diari, perché lì vicino a Sansepolcro c'è un luogo che raccoglie i diari degli italiani, un posto stupendo, bellissimo, e siamo stati in un eremo francescano un'altra volta. Insomma, a seconda di quello che è il tema su cui lavoriamo in quei due giorni, cerchiamo di trovare anche un elemento nel paesaggio, nel territorio, nella zona che possa in qualche modo anche essere un momento divertente, piacevole, insomma più leggero rispetto ai temi su cui lavoriamo, e comunque sempre artistico, perché poi la visione non è solo la visione dello spettacolo, la visione sì, è anche visione del paesaggio, è anche visione insomma di altre cose che non sono solo il coso. Allora, la cosa, questo qua invece è l'incontro che vi dicevo della mattina dopo con i visionari, le compagnie, e abbiamo chiamato questi critici fiancheggiatori, che è un termine un po' da un eco vagamente brigatista, però insomma, però è per noi ha un valore nel senso di mettersi a fianco dei processi artistici, perché poi c'è un po', no, questa cosa che i critici stanno sopra, invece diciamo a fianco. Ok, diciamo che quindi la parola fiancheggiatore c'ha questo coso qua, però l'eco brigatista non è casuale, insomma, abbiamo scelto, scelto volutamente. Un'altra cosa, un altro progetto a cui teniamo molto è questo dei spettatori erranti, che è un progetto che ha ideato la nostra direttrice organizzativa. Ecco, un'altra cosa che mi piace dire di questo progetto, che come vedete è un progetto molto plurale, nel senso, avete visto, prima non ve l'ho presentato, ma Saverio, che è responsabile della sezione di arti visive, vi ho parlato di Michele, che è invece quello che cura la parte musicale, e insomma le varie cose insomma, di cui ho parlato. E questo spettatori erranti è una cosa, a me insomma piace molto, lo posso dire che non è un'idea mia, quindi non ci ho meriti, nel senso che Laura ha creato questo gruppo di una quarantina di persone che, partendo da Arezzo, dalla città di Arezzo, vanno a vedere uno spettacolo di ciascuno di una decina di teatri che stanno nella provincia di Arezzo. Praticamente ogni teatro, fra cui anche noi, ne propone due. Questi spettatori scelgono uno che vogliono andare a vedere e poi lo vanno a vedere tutti insieme. Basta, è finito qua, non c'è nient'altro, però come dire, l'idea è che comunque partano insieme con le macchine, si vedano ad Arezzo a quell'ora e quella sera vanno a Bucine, quell'altra sera vengono a Sansepolcro, quell'altra sera vanno a Bibbiena, insomma, nei vari paesi. È comunque anche una cosa preziosa, questo durante l'inverno si fa questo progetto qua, perché comunque anche qui, no? C'è sempre il concetto di comunità, cioè se tu sei insieme, se diventi un gruppo, è anche più divertente uscire di casa e andare a farsi 30 chilometri per andare a vedere uno spettacolo, no? O anche 40, insomma, che sta lontano. O però dei nostri visionari, nessuno questo lo fa, nessuno, so perché. Perché sono troppo impegnati con tutti quei video che ci hanno da vedere. Quindi questa invece è un'altra cosa che facciamo durante il festival. Oddio, scusate, mi sono dimenticato di spegnere. Cioè, chiediamo a tutti i commercianti della città di Sansepolcro di allestire una vetrina a tema sul festival. Vabbè, questo non è che sia st'idea, chissà di quale intelligenza, però è bello comunque che nel giorno del festival, nel 10 giorni del festival, ci sono 40 vetrine, tutte allestite tematicamente sul tema del festival. È comunque un valore, secondo noi, importante. Ecco, una cosa che è accaduta, invece, rispetto al progetto dei visionari, è che negli ultimi due anni ci sono due realtà, due altri festival che ci hanno chiesto: ma possiamo fare questo progetto dei visionari sul nostro territorio? E uno a Como e uno a Rimini. E io gli ho detto: sì, certo, ve lo potete fare, cioè voglio dire. Anzi, è una bella cosa che nasca una cosa del genere. Quindi a Como sono partiti, sono 50, sono partiti adesso, da pochissimo, è il primo anno, sono 50 e il festival si chiama, oddio, c'è un lapsus, è l'età che avanza, come si chiama? Vabbè, adesso se non ci penso me lo ricorderò. Artificio Como si chiama, Artificio Como, e quindi hanno sviluppato un progetto con i visionari, appunto, che si chiamano Visionari. Ovviamente io ho solo chiesto che nel loro bando fosse scritto che era ispirato a Kilowatt, ovviamente, e a Rimini invece si chiama Le Città Visibili, il festival, è uscito il bando in questi giorni, e anche lì stanno
il bando sia per gli artisti che per i cittadini di Rimini che partecipano a questa cosa. E quindi insomma si mette in piedi questa cosa che mi fa dire, beh, forse piano piano possiamo provare a costruire una sorta di progetto dell'Italia dei visionari, insomma, no? Con questi gruppi che si strutturano in varie città d'Italia. Mentre a Roma, una cosa che invece ho fatto io, che di cui insomma faccio parte, quindi non è una cosa di cui sono esterno, abbiamo costruito questo progetto che si chiama Dominio Pubblico, che è un progetto di... Sempre lei rimane senza. Ah, sì, che è un progetto di stagione congiunta fra due teatri, il Teatro Argo e il Teatro Orologio, sono due teatri del centro storico di Roma. Ma quindi è una programmazione che si sviluppa durante tutto l'anno nella città di Roma, nel centro storico di Roma, ma la cosa che c'è dentro c'è questo progetto sugli under 25, nel senso che abbiamo costruito un gruppo di 100 ragazzi che hanno meno di 25 anni, i quali avranno le chiavi dei tre teatri dove facciamo questa cosa, che sono il Teatro India, il Teatro Argo e il Teatro Orologio, per una settimana a fine maggio, e loro praticamente dovranno scegliere gli spettacoli che programmeranno, che dovranno essere solo di artisti under 25, quindi anche un tentativo di andare a indagare una generazione che non conosciamo per niente e che sono veramente giovani quelli lì. Ma non faranno solo la scelta degli spettacoli, faranno anche la biglietteria, la comunicazione, l'ufficio stampa, la promozione. Cioè l'idea è che proprio loro hanno proprio le chiavi del teatro. Noi gli diamo tutta l'attrezzatura tecnica, gli diamo 5.000 euro perché siano una base da cui loro possono partire, dopodiché loro devono anche ampliare il budget per poter pagare gli artisti, per poter pagare tutto quello che serve per strutturare sta roba. Però è un progetto molto interessante e loro si vedono tutte le settimane, anche loro il mercoledì, ieri sera sono stato infatti con loro, e adesso per esempio stanno discutendo il nome di questa rassegna e stanno preparando questo bando, e quindi che dovrebbe uscire la prossima settimana, e insomma ecco, è da due anni che facciamo questo esperimento. Però poi durante l'anno loro fanno anche un abbonamento per venire a vedere gli spettacoli di Dominio Pubblico che vengono programmati in questi due teatri. Quindi insomma, questo per dirvi che c'è anche un tentativo che stiamo provando di fare, di usare questo modello, questo format che si è sviluppato lì a Sansepolcro e applicarlo in contesti diversi, in contesti cittadini, di piccole città come Como, Rimini, o anche in un contesto metropolitano come quello di Roma. Quindi insomma spero che un giorno faremo questa Italia dei visionari. Non so bene per farne cosa, insomma, però proviamo. Insomma. Questa è un po' questa l'idea su cui stiamo lavorando insieme. Ecco, voglio dire, il gruppo di Come e il gruppo di Rimini, io non faccio niente, fanno tutto da sole, insomma, nel senso è soltanto che sono partiti da queste idee, stanno provando a lavorarci sul loro territorio intorno a questo argomento. Ecco, a questo proposito, infatti, allora facciamo il passaggio successivo. Dunque, aspettate, fatemi vedere se vi ho detto tutto di questo. Allora, chiudiamo un po' di file. Allora. Questo l'abbiamo visto, questo in realtà non l'avremmo visto. Ah, questo va bene, già che ci siamo così, vabbè, questa era del 2012, credo. Questa era significativo perché era 1000 anni della fondazione della città di Sansepolcro. Sansepolcro è stata fondata da due pellegrini di ritorno dalla Terra Santa che avevano una reliquia del Santo Sepolcro, infatti il nome è orrendo, pensato così, però all'epoca in realtà era di grande valore, perché uno dice Sansepolcro, mamma mia che tristezza, però insomma era il sepolcro di Cristo, insomma, quindi 1012 fondano questa città e quindi nel 2012 erano 1000 anni della fondazione della città, nonché 10 anni del festival, quindi abbiamo fatto come locandina questo grande pacco e lo slogan in quell'anno era "è il pensiero che conta", nella dinamica che appunto è anche il pensiero che conta, non solo. E, vabbè, questo vi faccio vedere alcune delle location del festival, questo è uno dei chiostri su cui allestiamo alcuni degli spettacoli, quello sopra, questo sotto è il teatro cittadino, quello di cui avete visto le immagini dall'interno alcune volte, e poi avete visto, vabbè, questa qui l'avevate già vista, la foto, e queste, vabbè, sono immagini, altre degli spettacoli.
Ecco, tu prima ci avevi detto, mi avevi fatto la domanda rispetto all'economia. In realtà questa cosa è costruita con un budget abbastanza relativo, insomma, che insomma, poi relativo per carità, insomma, è comunque importante. Però, no, però relativamente basso, voglio dire, perché più o meno qui, questo qui è vecchio, è del 2012, 120.000 euro, adesso saranno 160 forse, però insomma più o meno è questo. Considerate che comunque ci sono due persone che lavorano tutto l'anno intorno al progetto stabilmente ed è proprio il loro lavoro, sono assunte a tempo indeterminato. Già questo, solo questo, costa vari soldi, come sapete bene, e poi ci sono evidentemente tutti i costi di allestimento degli spazi, e, ecco, però più o meno questo sono un po' di numeri. Da dove arrivano sti soldi? Tendenzialmente arrivano in una piccolissima misura dal comune di Sansepolcro, ma veramente molto piccola, e dalla regione toscana, soprattutto dalla regione toscana, per fortuna, che continui, e che insomma una delle poche regioni, insieme alla vostra regione, in effetti, insieme all'Emilia Romagna, che comunque hanno fatto un vero investimento su questo ambito, e, vengono dal Ministero dei Beni Culturali, anche qui una piccola cifra, adesso che quest'anno è cresciuta sono 38.000 euro, insomma, fino all'anno scorso erano 29, e vengono da una decina, forse più, di sponsor locali che però intervengono con piccole cifre di 2.000-3.000 euro, quindi c'è anche un lavoro molto articolato durante tutto il lavoro, durante l'anno, di relazione con ciascuno di loro. Insomma, sarebbe meglio averne uno che ti dà tipo 30.000 euro e finisce, invece tanti che ti danno poco, però nello stesso tempo è anche vero che se uno un anno non te li dà, non crolla niente, insomma, no? Invece c'hai uno che te ne dà tanti e poi quell'anno non c'è, cambia tutto. Quindi questo significa comunque un'altra forma di lavoro, di relazione col territorio. E il comune si rende conto del ritorno che ha? Non ci vogliamo, diciamo, non ci lamentiamo, via, qui si potrebbe aprire lunghi discorsi, adesso non vorrei fare troppo lunghi, però insomma noi quello che calcoliamo è che soltanto fra spese dirette che gestiamo noi di alberghi, ristoranti, ferramenta, tipografia, cioè cose che con chiarezza, non dico personale nostro, noi rispendiamo sul territorio almeno 50.000 euro l'anno, almeno 50.000 euro l'anno. Il contributo del comune è di 15.000 euro, perché sia chiaro. Dopodiché, oltre a questo, c'è anche il lavoro, nel senso che comunque se noi assumiamo due persone di Sansepolcro, quelle lavorano, è un'altra forma di ritorno sul territorio. Più c'è tutto l'indotto indiretto, nel senso che se tu vieni al festival e vai a prendere un caffè o vai in un albergo, non è che te lo pago io, quindi io pago gli alberghi degli artisti. Chiaro, no? Perché comunque, soprattutto di questo, è un rientro importante che chiaramente per me è difficile quantificare, però è sicuramente importante, no? Esatto. Più c'è anche questo elemento che è quello della visibilità. Comunque, cioè, il festival è comunque una cosa di cui, ora per carità, è un festival di teatro, non è il Festival del Cinema di Venezia, siamo consapevoli di questo, però comunque esce sulla stampa nazionale, è un modo, anche noi oggi siamo qui, stiamo parlando di Sansepolcro, magari a qualcuno di voi vi verrà in mente di fare un giro una volta, di venire al festival o anche se non al festival a vedere la città, comunque anche questa è una forma di, poi oggi noi siamo 10, però un articolo su Repubblica, sul Corriere della Sera forse lo racconta, no? A molti più che quelli che siamo noi oggi, quindi insomma anche questo, no? è un valore. Ci sono alcuni libri che parlano del festival, c'è questo libro di questo Alessandro Bollo che si chiama Il marketing della cultura e questo di Lucio Argano, Manuale di progettazione della cultura, che lui studia 10 casi relazione con, insomma, di progettazione culturale che a suo avviso è di particolare efficacia e uno è anche insomma, il nostro. Ecco, questo era il tema. Ecco, questi sono i partner privati di cui ti parlavo. Fra l'altro vi racconto questa storia perché è molto carina. Voi vedete i partner, no? Allora, non guardate il secondo. Piccini Spa Sansepolcro, Luco Sansepolcro, Aboca Sansepolcro, Confartigianato di Arezzo, Credito Cooperativo di Anghiari, è un paese di vicino. E poi c'è questa, Amaro Braulio Bormio. E questa è una storia divertente perché praticamente c'è un mio amico che ha un... come si chiama? Un ristorante e un pub, tutte e due, e sempre lui smercia queste grandissime quantità di Amaro Braulio
E quindi io ho detto, madonna, ma qui a San Sepolcro la gente beve tutta sto braulio, no? Ma tantissimo. E lui mi ha detto, sì, ma sai cosa mi ha detto il fornitore? Che è il secondo mercato di braulio in Italia. Il primo è Bormio, dove lo fanno, e il secondo è San Sepolcro. Ma non c'è un motivo. Così. Allora, siamo andati da questi di braulio, siamo andati a parlare con loro, che in realtà producono vicino a Modena, a Mirandola. E quindi abbiamo detto, scusate, ma San Sepolcro è il vostro mercato principale? Quindi insomma loro hanno sostenuto il festival per 2 o 3 anni, poi purtroppo in realtà è successa una cosa che sono appunto a Mirandola, che celebremente è diventata celebre per il terremoto, e quindi hanno deciso poi di investire lì, giustamente, insomma, dopo il terremoto. Però insomma è una bella storia tutto sommato, no? E in fondo la creazione di un meccanismo di sostegno di un festival deve passare anche da queste cose qua, insomma, no? È fondamentale. No, assolutamente, è un passaggio fondamentale di un processo come questo, insomma. Ecco, dopodiché veniamo, ecco sì, l'altra cosa che, ecco, questa cosa qui devo parlare adesso, prima dell'ultima, la cosa bella che è accaduta nel 2013 è che io vi ho detto che il festival era nato come festival perché noi non c'avevamo un teatro. Finalmente, dopo tutti questi anni, siamo riusciti ad avere un teatro, nel senso che siamo riusciti a modificare la destinazione d'uso di un ambiente che il comune stava restaurando con dei fondi di un terremoto del 91, vabbè, e praticamente è diventato il nostro spazio. Si chiama Teatro alla Misericordia, è un luogo molto importante per la città perché è il luogo dove Piero della Francesca ha dipinto il Polittico della Misericordia, e che quindi lì è stato per 400 anni, adesso sta al Museo Civico, però è un luogo che c'ha anche un'aura importante, perché comunque è il luogo dove, come dire, la figura più significativa di San Sepolcro, insomma, ha comunque lasciato per tanti anni una sua opera. E questo spazio ci è stato dato con una concessione triennale dal Comune di San Sepolcro, e siamo una delle 20 residenze, come anche qui in Puglia avete, sostenute dalla Regione Toscana. Quindi c'è un sistema di residenze, sostanzialmente sono poche le regioni che ce l'hanno, una è la Puglia, una è la Toscana. La prima era stata il Piemonte in realtà, poi dopo con l'arrivo della giunta Cota è stata chiusa, sembrerebbe che ora con la giunta Chiamparino lo vogliano rifare. C'era la Calabria, un sistema di residenze, e quindi insomma ecco, quindi finalmente abbiamo una casa per tutto l'anno. Quindi abbiamo festeggiato questa cosa costruendo questo programma che si chiama Kilowatt tutto l'anno, che è un programma essenzialmente di residenze, nel senso che noi ospitiamo degli artisti per una dozzina di giorni che stanno lì in residenza creativa, producono il loro spettacolo, se riusciamo ci aggiungiamo anche un piccolo contributo economico, comunque li ospitiamo, gli diamo il teatro gratuitamente, gli paghiamo un bed and breakfast dove loro possono stare, al termine di questi 12 giorni fanno una prova aperta con i cittadini di San Sepolcro, ma la cosa che gli chiediamo è che durante il percorso, durante i 12 giorni che sono lì, trovino un momento per costruire un'attività con la città. Qualunque essa sia, se meglio se legata ai temi del loro spettacolo. Per cui, insomma, sono molteplici le cose che facciamo, ma l'idea è che non sia soltanto un posto dove vanno a fare una prova, perché allora la possono fare a casa loro. Deve essere un posto da cui ripartono con un nutrimento in più, cioè scoprendo qualcosa di inatteso rispetto alla loro produzione che non avrebbero potuto trovare. Per cui, non so, c'era uno spettacolo che si chiama Grandmother, sulle nonne, appunto, come potete immaginare, e abbiamo chiesto alle due artiste, le due coreografe che lo realizzavano, di fare per 4 mattine degli incontri con delle nonne di San Sepolcro, degli incontri di movimento, insomma, perché loro potessero prendere del materiale in relazione a queste persone. Poi che abbiamo fatto? Fatemi ricordare, ora non mi ricordo. E questo è questo kilowatt tutto l'anno, si chiama. Ah, questo qua per esempio, Leonardo Diana ha fatto uno spettacolo che si chiama Save the World, infatti viene presentata come tale, prova aperta al termine della residenza, e è uno spettacolo sui supereroi, su quanto c'è di supereroi in ciascuno di noi, quindi ha fatto un laboratorio di fare 2 incontri, quindi una piccola cosa, perché poi alla fine il tempo gli deve essere dato per creare, non per...
però con dei adolescenti di Sansepolcro con cui ha lavorato su questo concetto del supereroe, facendo delle improvvisazioni, delle cose con loro. Cioè l'idea che questo loro passaggio dentro la città sia un'occasione appunto anche per entrare in relazione con le persone di quel territorio. E va bene, questo insomma è il programma di Kilowatt tutto l'anno, dell'anno scorso. Questo era il mio spettacolo, questo qua, Mr. Man, che di cui abbiamo parlato all'inizio. Io, ecco, questa è un'altra cosa importante, cioè io tendo a non programmare i miei spettacoli nel FESA, che non è manco molto carino, insomma, che uno si autoprogrammi da solo, però vabbè, insomma, uno ogni tanto lo faccio, diciamo, uno ogni due anni lo faccio. E poi vedete, c'era qui nel programma questi appuntamenti del centro della visione, alternati durante tutto l'anno, e via dicendo, insomma, questo era un po' il programma di... E qui vi ho dato quello di quest'anno, che è quello con la mucca, che insomma l'ho dato a qualcuno, sì, quelli che c'avevo, che è il programma di quest'anno, di Kilowatt tutto l'anno. Quindi, insomma, per noi questo è stato un passaggio fondamentale, essere riusciti finalmente ad avere un teatro, perché comunque per 12 anni noi non ce l'abbiamo mai avuto. Ecco. È finito lo stream.